nuovo mezzo del 118 a servizio della comunità. L'inaugurazione della nuova ambulanza è avvenuta sabato scorso a Colle al Metauro ed esattamente a Calcinelli presso la Casa della Salute. Un veicolo con tecnologia all'avanguardia per una risposta rapida alle esigenze dei pazienti, che permette al personale medico e infermieristico di operare in piena protezione e sicurezza. La cerimonia ha radunato gli amministratori locali, tra cui i sindaci di Fermignano Feduzzi, di Colle al Metauro Briganti e alcuni rappresentanti della Croce Rossa, che hanno voluto essere presenti al taglio del nastro e alla successiva benedizione. L'ambulanza è all'avanguardia come attrezzatura, è un'ambulanza di tipo A ALS per tutte le emergenze che ci sono sul territorio. È dotata di tutte le attrezzature previste in queste macchine, defibrillatori, aspiratori, e tutte apparecchiature salvavita che sono in dotazione in tutte le ambulanze dell'ASUR. Un gesto concreto di amore e attenzione per la cittadinanza, realizzato grazie al lavoro di squadra, ad una costante motivazione, agli sforzi continui e al sostegno di tante persone, tra cui quello della banca di credito cooperativo, da sempre attenta alle esigenze del territorio. Una Croce Rossa in più a disposizione del nostro territorio, perché tra l'altro questa POTES, sulla quale devo ringraziare da sempre gli enti competenti, quindi l'ASUR prima, oggi ST e la Regione Marche, non hanno mai messo in discussione la presenza di questa POTES, anche perché ha dei numeri veramente importanti in termini di chilometri percorsi, in termini di interventi che vengono svolti sul territorio. Avere oggi a disposizione due mezzi, quindi un mezzo nuovo e il mezzo precedente che verrà utilizzato come muletto in caso di necessità, fa sì che ci sia una maggior sicurezza, una maggior copertura per tutto il nostro territorio, quindi siamo veramente felici di essere qui oggi. Oggi inauguriamo questo mezzo di soccorso, questa ambulanza che la Croce Rossa di Fermignano insieme alla BCC del Metauro hanno acquistato e che rendono disponibile per la Bassa Valle del Metauro, quindi un servizio importante, soprattutto un mezzo importante, altamente qualificato e che permetterà di tutelare la salute appunto dei cittadini della nostra valle.